Ciao a tutti, oggi nuovo video, ma un po' diverso dal solito. Vi volevo far vedere come ho addobbato casa. Noi facciamo sempre la cena di Halloween a casa, perché ho addobbato soprattutto l'entrata e la sala. Nell'entrata ho messo questo finto fantasma che ho soprannominato CP fantasma. Poi ho messo questa zucca, questa l'ho presa da Lisa, mia mamma, e questa lanterna con i pipistrelli. Poi spegnendo, entrando in sala, volevo far vedere solo l'effetto delle luci. Ho messo anche questa qui, questa lucetta che avevo preso dai cinesi, molto carina. Vi accendo perché non vedete niente. Abbiamo messo, allora, partendo dall'alto, la lanterna con i pipistrelli, poi tutte queste bandierine con i teschi, sempre prese mi sembra da Lidl o dal Penny, mi sembra da Lidl, questi festoni per, come ho detto prima, Halloween. Poi altri soprammobili che ho messo, le zucche, altre zucche, lanterne, abbiamo un sacco di soprammobili con le zucche comprati nei vari negozi per la casa cinesi. Poi ho messo i festoni sui due divani a tema fantasma e a tema zucca, i colori di Halloween nero e arancio. Poi sulla TV ho messo altri soprammobili a tema zucca, lanterne, porta biscotti, e sotto ho messo questi che sono un tipo di pannolenci a forma di strega, a forma di tela di ragno, a forma di gufo, che non so dove ha reperito mia mamma l'anno scorso. Sembra sempre da Lidl ha sempre tante cose per le festività. Poi, passando sul mobile, ho appeso tutti questi fantasmini e zucche e pipistrellini. Poi sopra ho messo sempre questi come base di pannolenci, zucche di Halloween di plastica che abbiamo racimato nel tempo, con queste forme di pannolenci fatte a zucca, strega, gufo, pipistrello. Il tema è sempre quello. Questo conteneva dei dolcetti una volta, ho riempito. Questo non mi sa, ok, sembra al contrario, sempre a tema zucca. E qui altre due zucche con tutti questi pannolenci. Sotto sempre di pannolenci c'è il runner, sempre preso dal Lidl mi sembra, non so in quale anno. Poi altro mobile, altri soprammobili, questo c'era sempre dei dolcetti ma non ci sono più ovviamente, altri due soprammobili fatti a zucca e un'altra famiglia di pannolenci, la tavola. Ho messo in ogni tavolo sempre una ragnatela di pannolenci con tutti i piatti, tutti i tovaglioli arancioni e il fermaposto fatto a zucca. Qui sempre la strega con un'altra zucca, ma dovrebbe essere una candela, sempre del solito, per ciascuno dei posti. Come centro a tavola ho messo questo quest'anno, ho messo questo vassoio che raffigura delle zucche di Halloween, le due candele grosse con questo carinissimo pipistrello, un altro soprammobile a forma di zucca, sempre le formine di pannolenci sempre da Lidl,
questo porta pane fatto a zucche e la testa dell'amico di Cippi. Questa mi sono superata col centro tavolo, mi piace un sacco, e ho messo anche lo spaventapasseri fatto a zucca ovviamente. Faccio vedere una panoramica. Sembrava molto molto carino. Molto in tema. Vi faccio vedere l'effetto con le luci spente. Entrando dalla porta troviamo Cippi, che fa paura. E Cippi? Dai Cippino, ok. Poi queste zucche, la lanterna, le luci, e si entra, che non si vede molto perché è il buio, però ve l'ho già fatto vedere prima. E in alto c'è questo, sembra molto molto carino. Ok, questa era la mia idea, la mia proposta per un addobbo di Halloween in casa. Primo piatto, risotto con zucca e gorgonzola per il menù di Halloween. Dillo. La ricetta. Cuoco. È venuto a cuoco. Allora, soffriggere la cipolla. No. Al giorno fritto, quando è quasi. Poi la fai, metti sul fuoco. Rosolata, aggiungere la zucca. Ci metti un po' d'acqua e ci butti. Farla passare. Poi aggiungere il vino bianco, farlo sfumare. Poi di seguito aggiungere il riso. È tutto e alla fine non il riso. Il brodo vegetale, far cuocere e alla fine mantecare con la all'ultimo. Questa è la ricetta del risotto con zucca e gorgonzola. Allora, fare far soffriggere la cipolla, sì. A parte bollire le patate e la zucca, dopo puoi colarle, passarle al passatutto o al mini pime, aggiungere alle cipolle, aggiungere sale se ci vuole un po' di pepe, parmigiano e uova. Mescolare il tutto, mettere in una terrina. Oleata e spolverata di pane grattugiato. Versare il composto, dopodiché rifare un altro strato di pane grattugiato e olio. Cuocere per un'ora. Poi lo vedi, se si vedi a seconda del forno. A seconda del vostro forno. Questa era la ricetta del polpettone alla zucca. Burro, non dimenticato. Burro fuso. Spero che il video vi sia piaciuto. Se è così, lasciate un like. Scrivetemi come passerete voi Halloween, ovviamente. Iscrivetevi al canale, azionate la campanella. Vi mando un grosso bacio e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!